Direttore, l'ASP di Catania, tecnologia, abbiamo anche un robottino. Sì, abbiamo un robottino e oggi abbiamo avuto il piacere e anche l'opportunità di farlo conoscere un po' alla collettività. È conosciuto ovviamente agli addetti ai lavori, è conosciuto ai ragazzi, ai giovani che lo utilizzano per la parte riabilitativa. Oggi lo presentiamo, anche perché questa deve essere anche un'occasione di far conoscere alle altre aziende, alla collettività tutta, agli stakeholder interessati, quello che è la tecnologia che noi utilizziamo proprio per quel processo di cambiamento del modo di erogare prestazioni sanitarie. L'innovazione tecnologica, diciamo che è il filo conduttore del cambiamento della sanità col PNRR, col DM77. Diciamo la carenza dei medici, che è argomento all'ordine del giorno, può essere in parte, ma sicuramente può arrivare in modo più efficiente a curare, a rispondere alle esigenze della cittadinanza attraverso appunto quella che è l'intelligenza artificiale, quella che è la tecnologia, dove ovviamente si può sostituire l'essere umano con la tecnologia e la tecnologia a supporto dell'essere umano. Si crea una connessione tra chi ha bisogno e chi deve rispondere ai bisogni della cittadinanza e della popolazione.